Buonasera! Che bello, siamo insieme, siamo insieme, siamo di nuovo tutte appiccicate, ciao Lu! Guarda, io sono molto emozionata, lo voglio dire, poi anche la sua presenza, non è che diciamo, ma voi tutti i giorni state insieme. Ma oggi lei ha pensato bene di farmi una bella sorpresa. Sono rimasta un po' basita, un po' con la bocca per comune deficiente. Perché come sempre, l'altro caso. Cretina, lo dico io questa volta. La Dolce Nani ha deciso di darmi già il regalo di Natale. Allora qualcuno dirà, ci anche non faceva team. No! Che doveva, per caso, magari non faceva in tempo. No, adesso vi spiego che in realtà doveva per forza di cosa darmelo oggi o in questi giorni, perché lei mi ha regalato il biglietto per andare a vedere la Mannino, che da Cosca. Quella cabarettista da due soldi, insomma, quella fantastica. Io sono abituata alle inquadrature separate, adesso ascoltando. Sì, anche io mi sento un po' strana. No, ma è bene, sempre insieme. Perché la fantastica Teresa Mannino, che sarà tra le presentatrici del Sanremo 2024, peraltro, si esibirà, insomma, credo one shot, unica data, al Teatro Team il 7 dicembre. E io, molti mesi fa, avevo già acquistato questo gâteau per la Lu. Grazie Nani, ma you're welcome. Ho gradito, diciamo, anche se non è una cosa da mangiare, ho gradito. Però okay. Mannino, andiamo a studiare un po' di buon cabaret. Certo, assolutamente. Oh, allora oggi è primo dicembre, inizia dicembre, l'ultimo mese di questo 2023, che devo dire è stato un bellissimo anno. Molto vogliamo, bello. Vogliamo dedicarci alla frase o vogliamo dare i numeri? Ma prima di dare la frase, regia, è vero che c'è una cosa in timeline, un contributo? Ah, davvero? Non ne so nulla. Due centesimi, se sta, se poi non ci sta, togliete le mani di dosso. Oh. Ah, il tuo albero. Il mio albero. Che bruttino. Possiamo vederlo? Che bruttino. Col presepio classico. Tanto si sa che l'ha fatto Federica. Se dici che bruttino, offendi Federica. No, Fede, lo so, con le tue manine d'oro hai fatto un bellissimo albero. Ci però doveva essere. Io non ho messo la mano perché sono sempre fuori casa. Ma l'ha fatto tutto. Chiacchiere, solo è pigra. Molto brava, devo dire. E quindi aspetto di vedere anche i vostri alberi, non siate timidi. Ma le inquadrature. Mandate le vostre foto di questi bellissimi alberi fatti con il. Non volevo riprendere Madonna, la stanza. Hai messo anche la cocca, la cosa, la come si chiama? Ho detto che ha fatto tutto Federica. Ma ci dovrebbero essere anche qualche altro secondo dell'ultimo video che ho fatto. Perché tu volevo, e Federico che. Ah, ok. Questo è un povero Gesù bambino. Che un tempo era un Gesù bambino adesso sano. Un po' poverino. Poi con l'arrivo di Wendy a casa purtroppo l'ha ridotto un bambino paraplegico. Non c'è stato verso, perché quando era cucciola la trovavamo sempre con Gesù bambino in bocca, tant'è vero, non facevamo a tempo a metterlo nella grotta, che come praticamente ci giravamo dall'altra parte lei l'aveva ripreso e le ha un po', insomma, amputato le gambe, lo ha gambizzato. Povero Gesù bambino, perdonala, non sapeva quello che faceva. Adesso non lo tocca più, tocca altro, come gli elfi, non so se ho questa simpatia per gli elfi adesso. Va bene, però vi ho fatto vedere un po' di cose di casa mia. Io aspetto sempre i video dei vostri alberi di Natale o di presepe o di quello che volete. Ciao! Senti, la bambina non lo voleva sbranare, era la sua maniera di esprimere bene la sua spiritualità, la sua fede. E poi ha fatto un regalo, perché tu hai, voi semplice, avete un presepio inclusivo. È chiaro, meglio di così. Così lo volevamo. Ma meglio di così, dico io. Oh, salutiamo Wendy a questo punto. E Federico semplice, naturalmente. E Federica. Vabbè, salutiamo la famiglia. Va bene, se vogliamo dare anche l'IBAN, se qualcuno vuole mandare qualcosa. Evita, non va bene. Okay. Però possiamo dire che per una cosa benefica, visto che oggi siamo pure in punta, in tema, però poi sembrerebbe una cosa, no. Dunque, se volete condividere con noi se volete condividere con noi sti benedetti alberi, no, come
Siete delle iene. Iene. Ed è un complimento. Iene. Allora, strano che non stiano mangiando. Salutiamo la nostra regia video, la regia formata dai più mattacchioni della TV italiana. Che ce ne abbiamo solo noi. Soltanto noi, ai noi. E salutiamo la regia audio nella persona di Tiziano Gonella. Ciao Tiz. E Gonni, bentornato, sai? Ci sei mancato, ma sei tornato sempre a mani vuote, non si capisce. Però Gianluigi ti ha sostituito egregiamente. Non si poteva avere manco un panino con la mortadella, va bene, ma allora, ci faremo. Allora, dicevo, se avete voglia di lanciarci improperi, condividere con noi qualunque cosa, potete farlo attraverso il video, se volete far vedere questi benedetti alberi di Natale alla Lu, che è tanto interessata alle vostre vite, mentre a me non me ne può fregare di meno, le vite, insomma, quelle che vi vede, che vi vedono festaioli, a me il Natale non sta tanto simpatico. Beh, quindi vabbè, quindi be partisan sta cosa, vabbè, se volete mandarci i video dell'albero di Natale, del presepio o anche del nulla assoluto, perché magari un festeggia come vuole, fatelo attraverso il nostro numero WhatsApp 080 501 9998, stavo per dire il tuo. Oppure Invece vedi che ti sei incantata, non sei abituata. Se volete, è perché se fosse Dio, ho detto vabbè. Non sei abituata alla doppia inquadratura. No, ma anche sembrava che ti parlassi sopra, quindi ero concentrata e aspettavo che finissi. Invece, se volete condividere, come dico, perché io voglio che questo mese voi condividiate con me, se lei non vuole. Che barba! Alberi, presepi, capitoni. E come dico sempre, trick e track, spara track, bomba a mano. 080-501-4668. Chiamateci da tutte le parti d'Italia, come è già successo. Allora, oggi è il primo di... Sappiamo che dobbiamo andare a presentare il nostro ospite. Allora, oggi possiamo di nu, ma sordo a new numero uno. Però una persona importante. Non signori, come ogni venerdì noi ospitiamo gli ospiti che vogliamo noi. Nel senso che a noi ci piace ospitare le persone che ci piacciono, in modo sostanza. Non fa una piega. Quindi se non vedete qua persone che ne so... vuol dire che non ci piace. Non ci piace. Se non ricevete la nostra telefonata, voi altre, vuol dire che non ce ne frega niente di voi. Ah. Comunque sia, questa sera invece ce ne frega come di quest'uomo. Cioè, signori, sta facendo così con la Gamschmein. È dalla, va bene? Cioè, signori, per noi, per voi. E per il mondo intero. E per il mondo intero, il dottor Lorenzo Moretti. Ragazze, fermi, buonasera. Per favore. È impegnato, ragazze, toglietevelo dalla testa. Mi sanno sempre le ragazze pompone. Sempre così, capito? Non hanno capito niente. Ciao, buonasera. Lorenzo. Buonasera. Buonasera, grazie. Bellissima questa presentazione. Ma solo da noi la puoi avere. Rosso, guarda, è che non ci siamo spogliati perché sei impegnato. Se no, facciamo uno strip. Devi vedere. Non stare molto tranquillo, perché poi bombe arriva la mazzata. Ecco, vedi? Shalalala, shalalala. Ma muovono ancora. Si muovono. Eh sì. E quindi vuol dire che sono dimagrendo. Prima erano un po' più così. Ho perso 7 kg. Erano un po' più così. Adesso ho perso 7 kg, erano così, e poi torneranno le prugnette di sempre, quindi non farò più questa. È interessante. Grazie, questa cosa ne farà veramente ne farà tesoro. Allora, come stai? Benissimo. Che con dici? Voi stasera ancora alla grande. Mamma me. Madonna, ci sciocchi dentro. Potevate dire che dovevo portare il Gaviscon, per esempio. O il pantopan. Vabbè, ce la ridiamo capiamo solo noi, perché Lorenzo, allora, la cosa che mi fa proprio gioire è che adesso che ti ho conosciuto, se abbiamo da rompere le ossa a qualcuno, possiamo farlo, perché lo rimetti a posto tu, sempre giusto? Sempre a disposizione. Oh, perfetto, per qui allora, muore, per favore, cominciamo che sto per prima io, grazie, quindi mettetevi in coda. Va bene, allora, se vuoi parliamo subito in pole position di questo evento meraviglioso che tu organizzi da anni e che organizzi egregiamente. È un appuntamento fisso oramai a Bari ed è un appuntamento molto importante, che è le strade di San Nicola. Parliamone. Allora, le strade di San Nicola è una federazione di associazioni. Siamo quest'anno 12 associazioni, però in alcuni anni siamo stati anche 13, 14, diciamo. Si entra e si esce con uno scopo comune, che è quello di raccogliere fondi per poter fare dei progetti. In 10 anni di attività abbiamo portato a termine circa 40 progetti, quindi siamo non contenti ma stracontenti di questa cosa. Abbiamo creato una rete di associazioni che lavora a Bari, che lavora anche con le istituzioni, cioè
ci siamo, diciamo, cioè siamo cresciuti insieme. Mm-hmm. E abbiamo creato un qualcosa che a Bari, secondo me, nel terzo settore ha un suo senso. Lo spettacolo è un contorno, diciamo che giriamo intorno allo spettacolo, ma in realtà lo spettacolo è una cosa secondaria. Nel senso che noi raccogliamo i fondi tramite lo spettacolo per poi destinarli completamente alla fine del mese di dicembre ai progetti di quest'anno. Quindi e quindi andiamo 0-0. Lo spettacolo è il vostro strumento. Bello, bellissimo. Ci parli di quello che si terrà, insomma, fra qualche giorno, sì, dell'evento di qualche... Tra qualche giorno, capiti. L'8 dicembre, quindi 8 dicembre Petruzzelli, avremo come al solito un cast che diciamo variegato, nel senso che c'è qualcosa come un gelato quindi non ha variato, non ha variato, è variegato. Un po' variato perché noi non ci siamo. Avevano promesso di non dirlo, però va bene. No, noi ce la facciamo. Noi siamo spondati. Intanto un pezzo di Telebari c'è. E lo perché, sappiamo. Sì, perché Alessandra Bucci, diciamo, quel posto è suo. Bella Alessandra, bella, ma gli brava. Avete messo accanto anche un sotto. Non è altissimo, per carità, però noi lo adoriamo. Ha una certa importanza, è un amico, Mauro Pulpo. sono due grandi, secondo me. Sì, assolutamente. Secondo me sì. È difficilissimo tenere il palco del Petruzzelli, secondo me. Perché quei 5 minuti che io vado sul palco, in cui io vado sul palco ogni anno, muoio. No, io mi auguro semplicemente che Mauro non si metta di nuovo quei pantaloni scozzesi, se no glieli brucia. E ormai sono anni perché non se la devo più. Ma è perché basta, un po' Mauro, British, Maurino, un po' British. Elfo, un po' British. Va bene. Vabbè, ha sempre il suo stile. Sì, comunque. Sì, sì. E quest'anno facciamo, diciamo, come al solito, musica e comicità e anche esperimenti, tra virgolette, esperimenti artistici. Avremo Michele Zarrillo ai Neri per Caso, avremo Gianluca Impastato da Colorado, avremo Uccio De Santis, avremo... Chi è Uccio De Santis? Non conoscete? No, ma cioè, parlare, ci piace, ma non riusciamo a capire. Ma non riusciamo proprio a lavorarci insieme. Da un punto di vista fisico. Tipo, ci piace moltissimo, da un punto di vista fisico. Beh, è un bel ragazzo, Uccio, certo, dai. Proprio di primo pelo. Ah, dai, allora, scusa. No, e noi siamo così. Di Varese c'è anche Raffaello Tullo con la moglie, sì, leader della sì. Rimbam Band, che sperimenterà un qualcosa che non hanno mai fatto, perché sì, loro sul palco non sono mai saliti insieme. Okay. Leonardo Fiaschi, che è un grandissimo imitatore a livello italiano, famoso per Christian De Sica, lo vediamo sempre in TV, e i Soul Experience, sax più sì, DJ, quindi detteranno i tempi della serata con delle uscite, con mm-hmm. musica sax e delle sperimentazioni con musica particolare. Bello, bello, siamo contente. Tu come la vivi? Cioè, ma in realtà le associazioni e la famiglia come la vive questa cosa? Tu porti in casa anche l'agitazione per questa cosa? Cioè, io ho agitazione per tutto, perché in ogni momento facciamo qualche cosa. Quindi lavoro, l'associazione, la Fondazione Ciao Vinni, che fa parte, perché noi siamo dentro come Fondazione Ciao Vinni. Sì. La presidenza della federazione, che è un grande onore per me, però intorno a questo spettacolo ogni anno chiaramente si consuma un dramma a casa mia, però è tanto 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 bello e alla fine siamo tanto appagati. Beh, perché aiutare il prossimo è sempre una delle una cose... cosa che non abbiamo detto, perché se no me lo dimentico, vai. Che da quest'anno abbiamo una direzione artistica totalmente nuova, che è quella di Fabio Di Credico e Aldo Augelli. Oh, caspita, Fabio è fantastico. Fabio è uno, con Fabio abbiamo lavorato per tanti anni con la Fabio. Fondazione, sì. Autore di Striscia Notizie, sì, autore sì, di Pio Amedeo per tanto tempo.
Ma è una gran brava persona, proprio una, è bravo Fabio, è bello assai. Aldo non, ma Aldo era il suo socio? Sì, sempre, okay, sempre come no, insieme. Certo, certo, Aldo, ciao. E con il cognome io non ci sto tanto, per cui ciao Aldo, bravi! E mi raccomando con questa direzione artistica, facite kid brave, insomma. Insomma, che se la vita di nu. Posso fare una domanda al Pronto? Lorenzo? Stavo aspettando comunque. Pronto? Elisa, non mi puoi interrompere sulle domande nostra, quelle. Lei è la nostra, proprio il nostro. Come si dice? La nostra mascotte. È la nostra piccolina. Come? Tanti auguri alla fidanzata di Colotto, il compleanno, Silvia. Ah, ok. Auguri. No, lei proprio. Okay. Sa tutti i compleanni degli. Come stai, Elisa? Nazionali. Tutto bene, siete bellissime. Grazie, tu devi andare all'oculista, sin da me. Comunque, grazie. Senti, ma. Buona domenica. Buona domenica! Ah, anche a te! Noi per il momento dobbiamo ancora venire lì, però anche grazie! Anche a te, Eli! Ma che mangi stasera, lo sai già? Lo sa. Ho cenato già! Ah, e che mangiato? Ah, come al policlinico praticamente, brava! La carne! La carne! Ah, non la pizza, ok, ed era buona! La pizza, un salto! 65! Come? Ah, mi è cambiato gli altri 65! Sì, ma non lo non dire! Dire. Non lo dire, è pericoloso! Anche perché un giorno di questi arriveremo noi che vorremmo la pizza, la carne, il dolcetto! Stai attenta! A chiudere! Ma c'è la salsicciare uno, tra poco! Allora dai, chiudiamo! Chissà Gigi? dai! E quindi sei tutta emozionata, va bene, va bene! Grazie per averci... Grazie Elisa! No, noi siamo super... Non vi sentivo. È vero, noi siamo super graziosissime. Grazie. Esatto. Grazie. Grazie. Ciao Elisa, bacio grande grande, buona serata. Ciao. C'è bene. Allora, scusa, prego. No, e che c'entri tu? E che ne sapeva pure lei. Niente, voglio fare una domanda di quelle che comunque solitamente facciamo a tutti. Slip o boxer? Lo sapevo. Boxer. La voce in 30 secondi praticamente. Boxer. È scuro o bianco? Scuro. Ah, scuro. Perché così, oh, così non deve girarlo. Le macchie, tranquillo. Sta morendo. Le luci bianche per fortuna. E vabbè, dai. Senti, scusate però, sì. No, scusate perché guardavo ovviamente l'orario. No, vero, cioè. Volevo, salutiamo i nostri sponsor e diamo il benvenuto a Molitecnica Sud. Il bentornato più che altro. Benvenuto per la nuova produzione, il nuovo bentornata anno. Molitecnica Sud. Pellicola, ciuffini fa. Ciuffini così, giusto così in camera caricatis praticamente. Allora, siamo spariti perché tanto ci vedremo presto. Perché lo sai che dobbiamo venire a mangiare, insomma, lo sai. Tu lo hai sai. Paura di stand, ma tanto stiamo a dieta, stiamo mangiando poco. Tranquillo. No, è quello di spop che stanno a dietro. Noi dove si vengono a togliere le pieghe. Hai ragione, ci conosci. Cercheremo di contenerci. Ma salutiamo anche Sigma, Supermercati Sigma e Go Up. C'è Stella, fatto di sollevamento e cose. Fantastico. E questo trio un po' improbabile, sapete che cosa fa? Manda la pubblicità. Ok. Per favore, dei secchi d'acqua per il dottor Lorenzo. Un po' di acqua e zucchero. Eccoci tornati. Abbiamo tornati. Un po' refrigerato il nostro ospite, insomma, mi sembra un picca caldate perché si è agitato per il fatto del boxer. Quando sentito parlare la mutanda, madonna, ma che faccio? Mento di quella mento, va. Li uso scuri perché diventano scuri e quindi va bene, ok. Ma tu, allora, tu sei un ortopedico. Com'è operare le ossa? Com'è addrizzare le ossa? Una sensazione stupenda. È bello. Perché? Perché questa sensazione? Perché ripara. Secondo me se uno fa... Lui è un meccanico delle ossa, capito? Cioè tu uno arrivi là tutto rotto. che gli quindi piace, quindi tu dici no? Per le soddisfazioni che poi ne escono dopo aver operato. Sì. Assolutamente certo, sì. Certo. Fare il medico in assoluto è una cosa bellissima. Ognuno trova bellezza nelle cose che fa, certo, sempre, assolutamente. Chiaramente. Fare il medico... E aggiustare le ossa per me è una cosa ancora più bella. Aggiusta il corpo, capito? È fantastica sta cosa. Siamo un po' falegnami, però. Sì. Quindi, però io immagino la gamba di qualcuno. Ovviamente, non c'è. Non
con lo scalpello, cioè tipo non vorrei deludervi, ma è esattamente così. Ah davvero? Oh porca paletta. Speriamo di non averne mai bisogno, però dovessi aver bisogno ci sei tu. Senti, voglio salutare Carmelo Tranni che ci dice buonasera belle. Vabbè, grazie per le belle. È una bella anche lui, anche il nostro Lorenzo. Sono è una persone bella. Che stanno guardando la diretta Facebook. Hai sentito che ha messo Tiziano sottofondo? Qual è quel film horror di lui con la sega elettrica? Aspetta. Vedi, mo mi cade su queste cose. Perché io quello è una cinefila. Quello una cinofila. No, quella cinefila. quello è troppo splatter. A me i film splatter non piacciono. Mi piacciono gli horror, quelli che ti fanno... Ti piacciono gli horror? Sì, però non li vedo da tantissimo, da esattamente 10 anni, da quando c'ho i miei figli. Ah, ok. Ah, giusto. Ma vedi la TV? Poco. Che cosa, sempre per lo stesso a parte motivo. A segare le ossa, che cosa, come passa il tuo tempo? A parte questo evento annuale, come passa il tuo? Sei uno sportivo? Sportivo. E cosa pratichi? Calcio, padel. Ah. Prima era solo calcio, ma chiaramente anche il padel. Ah, il padel, sì, non so capito, anche così. No, calcio e padel. È padel, però... Non puoi fare il calcio facendo... Non perché so come potremmo inventarci una nuova disciplina, tanto cadi, ti fai male alla caviglia, no. Sta Lorenzo che prende, fa tranquillo, anzi lui va a giocare poi con le persone, tu vai a giocare a calcio appositamente perché fai come i rappresentanti. Non so se tutta sta cosa è una pubblicità a favore No, è a favore, dai, a favore. Che capperi. Va bene, allora, visto che oggi è 1° dicembre, lo spiega calendari sarà lui. Cosa ci dice il calendario filosofico? Il calendario filosofico di oggi, proprio 1° dicembre, ci dice che per vivere davvero bisogna essere coraggiosi. Già Junke Segl Losr è coraggiosissimo, io non ne sarei capace. Anche uno che usa i boxer scuri, anzi bianchi. Incoscienti, impavidi, fragili, sognatori. Ebbene, cedo volentieri il mio pulpito di spiega calendari. Vedi i messaggi subliminali al pulpito. Lorenzo, spiega pure. Che cosa hai capito? Dice alla lavagna. Lorenzo alla lavagna, hai studiato? È semplicissimo. Bisogna avere emozioni. Ha già finito, è più sintetico di me. Cioè, guarda, dovremmo invitarlo più spesso. Dovresti venire. Lei solitamente ci mette 10 minuti, un quarto d'ora. Non è vero, ultimamente se non hai emozioni non vivi veramente. È vero, siamo d'accordo. Io sono un po' più riflessiva, anzi sono diventata un po' anedonica da un po' di tempo. Togliete le mani di dosso, con questa anedonica potremmo, guarda, veramente pure andare a dormire o a mangiare. Sì, perché è una brutta cosa, perché sono sempre stata estremamente emozionale, però dopo un grosso lutto e poi un lutto per malattia, cioè mamma c'ha l'Alzheimer, ho sofferto così tanto che ho imposto alla mia emotività di andarsi a ricoverare da una parte e sta lì bella chiusa, cioè veramente come il povero canarino Titti, ogni tanto fa capolino, però chiudo immediatamente la gabbietta. È brutta, non mi ci rigo, infatti ne parlo spesso con mio fratello, con cui parlo spesso anche con lei. È strano per me essere così, però si vive un po' meglio, si vive meglio, si vive peggio. Ma immagino che poi a un certo punto arriverà la via di mezzo, per cioè forza. Sboccerà questa anche nuova... Anche perché sono anche fasi, dai. Sì, sì, diciamo che si può cambiare. Sì, perché sopravvivere a un lutto è un po' tosto, quindi va bene così, dai. Ma abbiamo da interrogare degli astri? Perché facciamo... No. Io invece direi che siccome siamo già purtroppo chiudere. Il tempo è tiranno, siamo addirittura d'arrivo e a noi ci hanno ammazzato perché dici che poi sforiamo. È vero. Chiudiamo praticamente questa puntata. E ricordiamo questo evento, vorrei che lo dicesse Lorenzo. 8 di sì. No, e poi chiudiamo noi. 8 dicembre, Teatro Petruzzelli, Le strade di San Nicola. Una bella festa, una bella serata, ci sono ancora dei biglietti, pochissimi. Ora possono acquistarli. Ottimo. Acquistabili su Viva Ticket oppure al bistro Il Varietà, che è di fronte al Petruzzelli. Sì. Tutti i giorni dalle 18 alle 20. Ringrazio sempre Telebari, Radio Bari, ringrazio voi anche. Ma grazie stasera, a te, assolutamente grazie contente, a te. Sono grazie. Stata anche contenta della risposta che hai dato alle mutande, avrei voluto farne stavo proprio dicendo, ringrazio per la domanda che mi avete fatto. Dai, ritornerai, non ti preoccupare. Ritornerai.
Tan, tan, tan. Come ritorneremo noi? Perché oggi è venerdì, quindi ci congediamo per giusto per due giorni. Mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo. E andate a ricciare i polpi a mare, che poi freddo, quelli servono. Si bardano. Ma dove si pesca il capitone? Si pesca anche nei nostri mari? Un capitone. Madonna, mi trova sguarnita su questa. Ma andate a pescare i capitoni. Oh, mi raccomando, bene, fate grazie, i bravi. Grazie, grazie mille per esserci sempre, per esserci stati anche oggi. Grazie. Per averci supportato e sopportato, più sopportato che supportato. Grazie, Lu. Grazie, Nani. No, no, no. Madonna. Ci vediamo lunedì. Ciao. Ciao. Questo programma è